Ma se ne avessero chiamate al tempio di Bacco, al concerto di Maneskin, a un centro commerciale, a quest'ora non si potrebbe passare per la ressa. E invece qui non ce n'è neanche una. Soltanto questa mia compaesana che esce di casa. Salve, mio amico. Cleonice, il cuore mi brucia e mi angoscia la sorte di le donne. Gli uomini ci giudicano capaci di tutto. E hanno ragione, per Zeus. Ma quando si tratta di trovarsi qui per decidere su una questione importante, dormono tutte e non si vedono. Gli esistono, beh, hanno. Ma per le donne non è facile uscire in casa. C'è chi deve occuparsi del marito, chi organizzare la tata, chi guardare un posto al sole, mettere a letto il bambino, chi lavarlo, chi dargli da mangiare. Ma ci sono anche altre cose, ben più urgenti di queste. Ma qual è la ragione per cui ci hai convocato tutti qui, cara Liscata? Grande! È qualcosa che ho pensato e dibattuto in tante notti insonni. E a furia di dibatterlo deve essere diventato qualcosa di evanescente. Tanto evanescente che riposa su di noi la sorte della Grecia. E allora riposa su per poco. Dipende da noi la sorte della nostra città. Stammi bene a sentire. Se ci riuniamo tutte insieme, noi, le donne della Beozia e quelle del Peloponneso, insieme salveremo la Grecia. Ma che dico la Grecia? Salveremo il mondo! Lisistrata, ma cosa vuoi che possano fare di grande o di ragionevole le donne? Siamo sedute a farci stare e a toccarci e non pensiamo che alle tuniche, alle scarpine, ai vestiti di Dolce Gabbana e Gucci che cascherò a pennello. Eppure è proprio da queste cose che mi aspetto la salvezza. Rossetti, tuniche, scarpine, vesti trasparenti. In che modo? Nessun uomo prenderà più le armi contro un altro uomo. Ma devo dire il fuoco con quella gonna. Nessun uomo prenderà la spada. Nello scudo! E mi compro anche quelle scarpine, tacco vecchi. Non credi dunque che avrebbero dovuto già essere qui? Volando! Qui da un pezzo! Il fatto è che sono proprio atti che fanno tutto in ritardo. Molto aperta.
Cara mia, sì, io vengo dalla nobile Corinto, città nota tra l'altro per la bellezza e il fascino femminile. In una parola, la Hars. Insomma, bella, io seduco, c'ho sex appeal. Va bene, tu avrai il tuo sex appeal, ma io ho competenze in materia di politica estera. Vuoi mettere? La dea Afrodite del tempio che io frequento mi ha scritto a dare il mio contributo. Ah beh, se te lo dici Afrodite, ma sono le mani. D'altronde Afrodite se l'è sempre cavata benissimo nel tessere inganni. Certo, e noi donne di Corinto conosciamo bene le arti afrodisiache. E poi, tutte noi donne, siamo oltre, molto oltre, siamo limitless. Dunque, tu hai riunito questa assemblea? O nostra giudicessa, generalessa, profetessa, essa, ma come la dobbiamo chiamare? Dici dunque cosa vuoi? Ve lo dirò, ma mancano le donne beote. E che ne vuoi fare? Quelli non capiscono niente, sono beote. Ma ecco che ne arrivano altre. Hola, amigas. Va bene, allora cominciamo. Ma prima devo farvi una domanda. Quella che vuoi? Non avete desiderio dei padri dei vostri bambini che sono lontani in guerra? So bene che tutte voi avete i vostri mariti lontani. Il mio è via da 15 mesi. Il mio da 7 mesi interi. E il mio, se capiti che qualche volta torni al campo, subito in braccio lo scudo e se ne torna via. A chi lo dite? E non c'è rimasto neanche uno straccio da mandare. Ma se trovo un modo per uscirne, volete aiutarmi a far cessare la guerra? Io sì, anche se dovessi impegnarmi a guardar mani. Io sì, anche se dovessi dividermi in due come una sogola e rinunciare alla metà di me stessa. Io sì, andrei anche a piedi capo al mondo se mi trovassi la pace. Anch'io. Allora parlerò. Non è discorso da tenere segreto. Se vogliamo convincere gli uomini a fare la pace, dobbiamo rinunciare a... Ah! Ma lo farete! A costo di morire! Dobbiamo rinunciare! Quello! Al sesso! Altre donne fingendo di fare sacrifici occuperanno l'acropoli. Allora,
decisione. Troio! E noi giureremo! Andate dentro a prendere lo scudo e le vittime e le cose. Ma, Istrata, che razza di giuramento ci fai fare? Quello sullo scudo, con le vittime. Come in Eschilo. Ma quando si tratta di pace non si può giocare sullo scudo. E allora quale giuramento? Ve lo dico io. Prendiamo una grande coppa nera cava e sacrificando una brocca di vino di Castelfranci giuriamo in nome della mia fratina. Mi piace questo giuramento. Allora andate dentro a prendere la coppa e posatela sull'altare. Thank you.
maledetto strimodoro, che le donne, un malanno manifesto che nutriamo nelle nostre case, avrebbero preso la statua sacra e bloccato i propri lei con sbarre e chiavistelle. Nella lunga vita molte cose giungono in attesa. Forza, Filurgo, corriamo all'acropoli, costruiamo una pila di tronchi e facciamo un errore. Poi con le nostre mani tutti d'accordo, diamo fuoco a tutti. Finché sono vivi, per Demetra, non ci prenderanno in giro. Riusciremo a frenare la cura di queste streghe maledette, odiose amiche di tutti gli dèi. Spero ci riusciremo. Dovremo indossare i loro grembiuli da casa lì. Ma come si fa a portare su questa legna senza un asino? Questo tronco mi sta scassando la spalla. Su, presto! Andiamo all'acropoli! Accorriamo in aiuto della dea! Non ne abbiamo bisogno più di ora! E se alla nostra intimazione le donne non aprono, bruceremo le porte e le soffocheremo col fuoco. E tu, Vittoria, sii propizia e concedici di trionfare sulla sfrontatezza di quelle donne che stanno nell'acropoli! Mi sembra di vedere fiamme e fumo. Hanno acceso il fuoco, bisogna far presto. Ho sentito dire che dei vecchi decreti marciano verso la propria con carichi pesantissimi di legna e minacciano cose spaventose. Di bruciare le donne guerriere. Ma tu, Dea, risparmiane. Anzi, concedi loro di salvare la Grecia e i cittadini dalla guerra e dalla follia. È per questo. Dea, signora di Atene, che hanno occupato il tuo tempio, per questo ti votiamo come alleata. Che succede? Cosa fate, sciamurati? Maledetti! Uomini saggettini! Non avrebbero mai fatto questo! Che succede? Ma solo me non aspettavo! C'è una sciamurata che si sono andate le altre! Ve la fate tutto da vedersi, eh? Vi sembriamo tante? Eppure non vedete che una minima parte di voi! Vogliamo davvero lasciarle chiacchierare? Non sarebbe ora di dar loro una lezione? Ah, per Zeus! Se qualcuno desse loro due o tre bastonate, non aprirebbero più bocca! Li invitiamo in gara, uomini! Ma sono in alta! Non i bastoni! E allora vediamoli vinci! Che mutevole è l'indole del mare. Ecco! Ecco che abbiamo perso l'occhio delle donne! Sciagurate, maledette! Sarrazzano come papere! Urlano come streghe, sembra una notte di albi! Che cosa da pensi? Solo sapersi cosa ci hanno fatto, ci hanno addirittura sacrificato. Di tutti gli uomini valorosi di questa città, tanto di quando vi ci iniziate in questi cibi. E ci sta bene nel senso, quando siamo noi stessi a spiegarle, a insegnarlo i vizi. Per forza poi ne vengono fuori con questa razza di idee. Siamo noi che andiamo nei negozi a dire per esempio: orefice, la collana che hai fatto a mia moglie ieri sera mentre ballava, il filo le è uscito dal buco. Se hai tempo, cerca di passare questa sera giusta nel buco.
Un altro dice al calzolaio, un giovane ben dotato: calzolaio, a mia moglie la fibbia fa male al dito del piede che è così delicato. Se hai tempo, cerca di passare questa cesera, d'allentarla, allargala un po'. Ma non è il caso di star fermi, datemi dei pani e farò smettere io le loro insolenze. Forza, smitollati, prendete i pani, scardinate le porte di loro, si sono rinchiusi. Non c'è bisogno di scardinare niente, vengo fuori da me. Non servono i pani, ma il giudizio e il cervello. Ah sì, sciagurata, vecchio, prendine, leggale le mani dietro la schiena. Guardami, se mi tocca con la punta di un dito, gliela farò pagare al pubblico ufficiale. Chiamo la presente box, il presidente, col ministro degli interni e della difesa. Mannaggia a tutte le reti della... Se le metti le mani addosso, ti pesco sotto i piedi, te la faccio fare sotto. Come ti permetti, dov'è il vecchio? Ah, povero me, i vecchi si sono dileguati, ma non possiamo lasciarci battere le donne. Uomini, dimostrate quanto valete addosso! Per tutte le idee, per tutte le suffragette, vedrete che anche noi abbiamo dentro 4 battaglioni di donne armate e coraggiose. Compagne, correte fuori! Tirate, colpite e sfogatevi! Siamo libere, libere del corpo, libere del pensiero! Che rotto per Apollo! Troppe parole sprecato, commissario! Perché discute ancora con queste invasate? Cosa faremo adesso con queste due scatenate? Non si può più subire! Bisogna che tu capisca per quale motivo non ho occupato l'Acropoli! Su, interroga e usagli al dovere! Non farti imbrogliare! Sarebbe una vergogna lasciare impunito un fatto simile senza indagare! Prima di tutto, voglio sapere da tutte voi con quale intenzione avete sbarrato la Acropoli. Per custodire il denaro e impedire che facciate la guerra. Perché? Il denaro serve forse per fare la guerra. E tutti gli altri casini. Hai presente Tangentopoli o il Catargate? C'è sempre del maggio, in modo da permettere agli abitanti e disonesti di turno di rubare. Ma ora facciano quel che ci pare. Il denaro non lo vedrete più. E che farete? E me lo chiedi. Lo miseremo voi! Voi amministrerete il denaro. Ridicolo! E che c'è di strano? Non siamo noi ad amministrare tutto il bilancio di famiglia? Non è la stessa cosa. Già, non è la stessa cosa! E perché non è la stessa cosa? Perché questo denaro serve per fare la guerra. Ma non c'è nessun bisogno di fare la guerra. E dove ci saremo allora? Voi! Noi, sì! Ridicolo! E vi salveremo anche se non volete! Sciocchezze! Bla 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 bla! E sbraglia quanto vuoi! Ma ti farà così! È un sbaglio sopruso che temeva! Ti dico che bisogna salvare! Ma come mi è saltato in mente occuparvi della guerra e della pace? Te lo diremo! Stammi bene a sentire e procura di tenere le mani alte. Ah, non ce la faccio, è troppo difficile trattenermi per la rabbia, su palla. Subito. All'inizio della guerra abbiamo sopportato per nostra moderazione tutto quello che facevate voi uomini. Non ci lasciavate aprire bocca e peraltro il vostro comportamento non ci piaceva affatto. Stavamo bene attenti, spesso, benché fossimo chiusi in casa, sentivamo che avevate preso qualche decisione sbagliata su qualche questione importante. Allora, piangendo dentro di noi, sorridevamo chiedendovi che cosa è stato deciso oggi in assemblea sulle condizioni della pace. E l'uomo rispondeva: che te ne importa? Vuoi stare zitta? E io, zitta. Io non ci sarei stata. L'avresti sicuramente presa. Sputate! E così stavamo zitte e buone. Ma poi venivamo a sapere di qualche altra decisione ancora peggiore della precedente e vi chiedevamo come mai vi siete comportati così stupidamente? E voi con lo sguardo autoritario? La guerra è affare da uomini! Proprio così per Zeus! Non potevamo consigliarvi neppure quando sbagliavate completamente la vostra politica! Eppure l'abbiamo sentito dire apertamente per le strade: non c'è più un vero uomo in questo paese! Batteva. No, neanche uno. Allora, le donne, una buona volta
abbiamo deciso tutti insieme di salvare la Grecia. Che cosa si doveva aspettare? Se adesso volete stare a sentire le cose ragionevoli che diciamo e a vostra volta ve ne starete zitti come facevamo noi, insieme saremo in grado di aggiustare la situazione. Voi, non posso neanche sentirlo dire. Non sto zitto. Io zitto di fronte a te, maledetta, piuttosto morire. No! Ma sta zitto! La non vi manderemo più in piazza armati a far pazzie. Adesso girate al mercato tra le botteghe di pentole e verdure che sembrate terroristi bombaroli. Ridicoli! Ma voi, come pensate di porre fine a tutta questa nostra operazione militare speciale? Come quando la matassa è ingarbugliata. Noi la prendiamo e la dipaniamo su. Così, se ci lasciate fare, lavoreremo la guerra, lavorando da una parte e dall'altra, con le ambascerie. La diplomazia è l'unica vera arma. Come si fa per la Lara? Bisogna guardare tutti quelli che si affannano per le cariche pubbliche. Poi in un paniere mescolare la concordia comune e pettinarla, mettendo insieme tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Insomma, fare un grande pulitolo da cui tessere una tunica per il paese. Come assurdo trattare la guerra confusi e con gomitoli. Sciagurato, non capisci? Siamo noi a portare il peso della guerra più del doppio. Partoriamo i nostri figli e li mandiamo a fronte a fare soldati. Tutto questo è contro natura e l'assurdità. Non lo vogliamo più un mondo così. Non è terribile sopportare questi affronti. Andrà a cercare alleati dignitosi. Tra gomitoli, fili, tuniche, avrà compreso il commissario la bella metafora pacifista? Nutro forti dubbi al riguardo. Anch'io. Gli uomini hanno i paraocchi se non le fette di mortadella sugli occhi e i tappi di sughero nelle orecchie. E soprattutto, gli uomini non riescono ad accettare che la donna sia e possa essere anche altro rispetto all'essere madre e moglie con i valdesini. E invecchiando, peggiorano ogni giorno di più. Guardateli! Chi è un uomo libero non può starsene a dormire. Studiamoci la fame e faremo appunto lì. Sento puzza di bruciato, Stefano, ma che interesse avrà? Non ci fate la morale, chi dice donna, dice danno, la pace con gli spartani, se domani, anzi, dopo domani. Cari cittadini, secondo il mio pietà, ascoltate il nostro discorso che sta di utilità, i portici e porti uomini alla nostra città, forse voi venti disgraziati che sperperate di quel di là. E ora di difendersi, ora di uomini, o sesso forte, e ora di bloccare se voglio. Magari le carte non diventare altri femminili o quali di stato. Prendiamo le rinchiudiamo. Il nostro orgoglio sarà salvato. Delle idee, tu non hai nessun potere. Neanche se metti centinaia di decreti. E basta! Mentre noi abbiamo un superpotere. E com'è? Dobbiamo sperimentare strategie. Dammi la sorella, uomini! Ora che abbiamo un pilota! Mi occupo di quell'affare e torno indietro prima.
qualcun altro che vorrà fare lo stesso. Ah, la mia ora del parto. Aspetta fino a che non sono arrivata a casa. Ma che sciocchezze vai dicendo? Sto per partorire, adesso. Ma se ieri non eri incinta. Ora sì, adesso voglio andare a casa. Aspetta, aspetta. Che cos'è questa cosa molle? Beh, un maschio di sicuro. Disgraziata, finge di essere incinta! Ma lo sono! Ma che scuse sono queste? Ma io non riesco a dormire! E io voglio che sogna! Piantatela con queste fandonie! Avete desiderio dei vostri uomini! Ma credete che loro non ne abbiano! Sono sicura che anche le loro notti sono angosciose! Resistete, sopportate ancora un poco. Attenzione! Vedo un uomo folle, appena arrivato in via Florida. Chi è? È vicino al tempio. Eccolo, ma chi è? Guardate bene, qualcuno di voi lo conosce. Certo, è Cinesia, mio marito. Allora sta a te, cuocerlo bene, per aggirarlo, ingannarlo, dirgli di sì e di no, e concedergli tutto. Tranne quello che abbiamo giurato sulla coppa. Certo, bene. Allora voi andate, rimango qui e collaboro a cucinarlo per te. Ah, povero me, che spasimo e tensione. Chi è costui che si avvicina al posto di guardia? Un uomo? Un uomo, sì, perché? Fuori. Ma chi sei tu per cacciarmi fuori? La sentinella di Giorgio. Per carità, chiamami fuori Mirrina. Chiamarti Mirrina? E tu chi sei? Tuo marito, Cinesia. Cinesia! Il tuo nome è bellato e illustre tra di noi. Tua moglie non fa altro che parlare di te. Per Dio. Sì. E se si viene a parlare di uomini, lei dice che sono tutti roba da ridere al confronto di Cinesia. Su, chiamamela. Vada a chiamarla. Fa presto. Ma quando sono andata di casa, non ho più gioia nella vita. Quando rientro mi sento più nell'angoscia. Tutto sembra deserto. Non trovo più piacere neanche a mangiare. Io gli voglio bene, certo, ma è lui che non si lascia voler bene. Non farmi andare da lui. Mirrina, ti prego, scendi. No, no. Io ti prego, tu non scendi. Mirrina. Mi preghi, ma non hai bisogno di niente. Non ho bisogno di niente io. Sono finito. Almeno da retta al bambino. E tu, chiama la mamma. Mamma. Ma che hai? Non ti fa pena neanche il bambino, che da 5 giorni non viene né lavato né nutrito. Mi fa pena, sì, ma è colpa di suo padre che non ne ha cura. Tu scendi, prego suo. Gran cosa essere madre, bisogna andare, non c'è niente da fare. Sembra diventata più giovane e bella. Quando si arrabbia, fa la vetrosa. Mi fa morire dal desiderio. Ma perché ti comporti così? Cattiva. Perché? Mi fai star male, soffri anche tu. Non toccarmi. E le feste di Afrodite? Da tanto tempo che non le celebri. Non ti va di tornare a casa? No, se prima non vi metterete d'accordo e porrete termine alla guerra. Se sarà il caso, faremo anche questo. Se sarà il caso? Ma io devo andare, ho giurato. Eppure è vero che ti voglio bene. Se mi vuoi bene, perché non me lo dimostri? Sono un bacino. Sei matto? Io dovrei mettere fine al mio giuramento. E poi il bambino. Non badare al giuramento. E neanche al bambino. Va bene, va bene. Allora vado a prendere la scuola. Ma no, stiamoci qui, per terra. Per amore, non sarà mai detto che io ti faccio sdraiare per terra. Sei ufficiale e gentile. È chiaro che mi vuole molto bene. Su, coricati presto. Io mi preparo. Ma bisogna prendere anche un cuscino. Ma quale cuscino? Non lo voglio. Vuoi scherzare? C'è da vergognarsi così. Fa presto. Ecco, io mi preparo, ma bisogna prendere un calice di buon vino. Ma quale vino? Non ne ho bisogno. Ah, ma io sì, torno subito. Muoviti. Ecco. Ora c'è proprio tutto. Tutto. Vieni qui, tesoro mio. Pazienza, amore mio. E ricordami, su quella faccenda della pace, non ingannarmi. Piuttosto morire. Ma hai bisogno di una coperta. Ma quale coperta? Non ne ho bisogno. Vuoi scherzare, torno subito? Mi farà morire con questa coperta. Ecco. Caro, vuoi che ti profumi? Per Apollo no. Per Afrodite sì che ti
che te lo disperda il profumo. Povera me, ho preso Dior, ma tu preferisci Chanel. Va bene, lascia andare. Ma che scherzare? Posso venire un colpo a chi ha inventato i profumi. Non portarmi più niente, sdraiati. Va bene, va bene. Tu però ricordati di fare quella pace. Io mi preparo qui dietro. Sei pronto? Sì. Sì. Femmina, tu sei una mala femmina. E non sa faccia tanto, tu sempre puoi ingannare. Come benedivo, dopo avermi provocato in ogni modo, se ne va. Se ti dicono di ingannare, Cinesia, mala femmina. Ma te lo so come zucchero. Una vera mangiatrice di uomini. E Cinesia? Poverino! L'avete visto? Da pesce cane a pesce lesso, il passo è breve, brevissimo! Ah, le donne! Queste donne! Che mal di testa! Donne! Dudu! In cerca di qua! Donne, du-du-du! Pianeti dispersi, per tutti i uomini così diversi. Donne, du-du-du! In mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure. Se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure. Donne, sicuramente. La nostra città è pronta. Benissimo.
benissimo. Ora purificatevi in modo che le vostre città e le vostre donne possano accogliervi. Entri l'ufficiale purificatore. Alessa! E ora ti fai partire la musica! Per loro questo non è stato un debutto, loro hanno preparato questo spettacolo, l'hanno già portato
a Palanzolo Acreide a Siracusa l'anno scorso al festival, e quindi ormai è uno spettacolo rodato che sta andando in tournée. E quindi siamo arrivati al termine della nostra kermesse, vi ricordo allora...